Buonasera Giuliano. Ciao. Allora, intanto che mi versi la birra, volevo domandarti che cosa stavi disegnando sulla nostra... Stavo disegnando la blockchain. Blockchain. Sì. Quindi parliamo di Bitcoin. Catena di blocchi, sera. Sì. Sembra che non si possa parlare d'altro. Sì, 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 Bitcoin, ma c'è gente I giornali che aprono sul Bitcoin, tutti i siti parlano di Bitcoin, c'era addirittura un negozio aperto a Trento che si paga... Il compro euro. Allora, che cosa hai disegnato? Questa è una catena... Cioè, adesso, allora, questo qua non esiste nella realtà. Esatto, è una cosa, come dire, tanto per capire mentalmente come può essere... una catena di blocchi, okay. Dove praticamente, diciamo, a ogni intersezione qua c'è un blocco. Ipotizziamo che ogni blocco sia un Bitcoin, che non è scoperto, non è che adesso tu lo noti mentre navighi sulla rete, lo devi scoprire, grattare, scavare. E quindi per questo lavoro ci sono i miners, che sono i minatori, che ipoteticamente vanno a rompere quello che sta coprendo il Bitcoin che sta sotto, e solo che per farlo devono usare dei codici alfanumerici coi computer che sono lunghi tipo da Milano a Torino, cioè sono delle cose infinite, è una cosa incredibile da capire, però il Bitcoin alla fine è un insieme di algoritmi, cioè di formule matematiche. In questo mistero per i più. Siccome per scoprire questi codici tu devi usare appunto computer che lavorino come i pazzi, che elaborino dati su dati su dati, hai bisogno di un sacco di energia elettrica. E ci sono tanti miners di questi qua che vanno a trovare dei bitcoin, visto che appunto il bitcoin è passato da $500 a $20,000, chiaramente 1000% in un anno. Vanno magari in Islanda, dove ci sono temperature molto basse e quindi i computer non si surriscaldano. Ci sono dei capannoni dove ci sono una distesa di computer che lavorano. Mi stai prendendo in giro, come... tutto vero. No, tutto vero, anche perché considera che per... come dire, scavare e trovare un bitcoin, diciamo che si usa l'energia che servirebbe a tipo 10 famiglie in un anno. Incredibile. Quindi fa conto che per scavare, per trovare tutti i bitcoin, si sta usando l'energia tipo dell'Irlanda intera. Incredibile. A Quindi, Trento invece è un po' più semplice. No, a Trento c'è praticamente un posto dove tu metti giù gli euro veri e ti danno, o comunque ormai parte di bitcoin, perché il bitcoin vale 20.000, quindi non è che adesso tu puoi comprare anche parte di bitcoin. Certo. Poi non solo, adesso puoi comprare anche dei future sui bitcoin, nel senso che sono dei contratti che ipotizzano, diciamo, il prezzo che ci sarà fra un mese o fra due mesi, ovvero, così bitcoin, come sul petrolio. Intanto la tua birra, il bitcoin ha debuttato su questo mercato dei future e sì. Quindi questo che cosa cambia in sostanza? Allora, cambia che tu non prima potevi comprare bitcoin solo, diciamo, nella piattaforma di bitcoin. Perfetto. No? E quindi dovevi scaricarti la piattaforma. Adesso se tu invece reputi che quella moneta virtuale, criptovaluta, possa andare su o comunque vuoi investirci, puoi comprare questi strumenti finanziari che puntano, che si riferiscono proprio al bitcoin. Il bitcoin è entrato anche in un'altra piattaforma che si chiama CME, sempre negli Stati Uniti, che è la piattaforma delle commodities, cioè dove c'è per esempio il rame, il petrolio, il carbone, tutte le altre commodities, cioè materie prime. Viene considerato quasi una materia prima. È diventato quasi una materia prima. È vero che nel 2018 saranno le banche centrali a comprare bitcoin e criptovalute? Secondo me no, nel senso che il bitcoin ha questa catena che sta, cioè è la catena, questa blockchain che può avere un futuro, mentre bitcoin magari no. Ok, chiarissimo. Mentre, cioè, perché la catena, cioè il sistema su cui gira il bitcoin, può essere un qualcosa di utile, per esempio, che potrà essere utilizzato proprio nelle transazioni di tutti i giorni, magari fra 10 anni, quindi rendendo di fatto inutili magari le banche. Cioè, fa conto, la prossima crisi, prima o dopo ci sarà una crisi, perché sono cicliche le crisi. Vediamo dopo, sempre più prima. Tardi che mai, praticamente magari si tornerà
con i tassi ancora sotto zero, vai sui tassi, magari risaleranno, poi che ne so, si torna con i tassi sotto zero. Ti interrompo Giuliano, perché noi abbiamo in collegamento Buddy Fox e io volevo domandare anche a lui, che è esperto di borsa e investimenti, di Bitcoin. Caro Buddy, chissà quanti ti hanno domandato di criptovalute. Buonasera a tutti, ciao, è il tema ciao, del Buddy. Momento. No. Però io devo premettere una cosa, io non sono uno specialista di criptovalute, quello che so però sono le regole del mercato, più o meno su tutti gli strumenti funzionano allo stesso modo. E bisognerebbe partire da un concetto base, cioè che sul mercato non esistono pasti gratis, detto okay. Semplicemente nessuno ti regala nulla. Quell'idea di entro al casinò e sono sicuro che sbanco e vinco, poi finisce sempre che uno esce in mutande, quindi bisogna stare molto attenti dai guadagni facili. E soprattutto un altro concetto importante è quello che io la chiamo democratizzazione dell'investimento, cioè quando uno strumento diventa accessibile a tutti, la gran parte del guadagno è già mangiata. Ecco, per seguire questo tuo ragionamento bisogna infatti dire, per esempio, che il Bitcoin è manovrato da 1000 persone praticamente, cioè la metà dei Bitcoin esistenti, che diciamo sono, allora in tutto mi pare saranno 25 milioni mi pare in giro, adesso siamo a 18-19 milioni scoperti, okay. Mi pare, quindi sì. Anche per il fatto che una criptovaluta finita, nel senso che non è infinita, ha un valore chiaramente che può aumentare nel tempo. Perfetto. Ovviamente in base anche alla richiesta. Però appunto sono 1000 gli operatori che hanno in mano metà dei Bitcoin. Si dice che siano gran parte giapponesi o forse cinesi che sono andati in Giappone, in quanto la Cina ha vietato tutte le operazioni sui Bitcoin. E, per cui, come dire, è ovvio che quando 1000 persone, basta anche che 200 di queste 1000 decidano di vendere, come dice Buddy, e di monetizzare il guadagno, certo, che teoricamente hanno già fatto dall'acquisto al prezzo attuale, chiaramente può crollare tutto. Ma sì, vi chiedo a Giuliano e a Buddy, è una truffa, una bolla, un soufflé che si sgonfia? È solo una bolla, cioè una bolla. Truffa no, perché appunto il sistema, sì, su cui si basa esiste, ha un valore, le banche centrali lo stanno studiando, anche perché questa è la fine dell'intermediazione in teoria, quindi le banche non esisterebbero più secondo questa tecnologia, tant'è che le banche centrali appunto lo stanno studiando, come dicevo prima, se ci fosse un'altra crisi, invece di lasciare le persone che mettono i soldi sotto il materasso, ti vietano il contante. E questa sarebbe la piattaforma su cui girerebbe tutto, chiarissimo, in teoria. Chiarissimo. Buddy, sei d'accordo? Sì. Sono d'accordo e vorrei provare a usare con un paragone. Si è tentato di dire il Bitcoin assomiglia a quello del passato o quell'altro. Secondo me assomiglia di più a quello che è successo al Nasdaq, cioè la old economy, la new economy. Allora, la old economy sono le monete tradizionali, la new economy è il blockchain, cioè questo nuovo metodo di pagamento. Poi resisterà il Bitcoin o resisterà qualche altro tipo di criptovaluta, questo non lo so, però probabilmente questo sistema blockchain potrebbe essere quello che è stato la new economy. E quindi comunque anche il Bitcoin potrebbe essere un calciatore, no? Quindi sì, secondo te che calciatore potrebbe essere? E immaginando che il Bitcoin possa alla fine magari arrivare a 100.000 e poi sgonfiarsi, io ho pensato a Renato Portaluppi. Mitico Renato. Mi ricordo ancora il titolo del Guerin Sportivo all'arrivo a Roma, Renato, doveva essere il nuovo re di Roma e fu un bidone totale, quindi attenzione al Bitcoin. Sì, occhio che Renato Portaluppi comunque ha vinto la Coppa Libertadores da allenatore adesso col Gremio ed è andato in, sì, finale, certo, per la Coppa del Mondo di Club col Real Madrid, ha perso però insomma, giusto, è arrivato fino infatti a lì, quindi può essere che sia un bidone ma poi nel futuro maturi e diventi una cosa anche buona, chi lo sa. Bravissimo, hai detto bene. Grazie mille Buddy. Grazie mille Buddy Fox, alla prossima, ciao, grazie, ciao. Do il benvenuto, buonasera ad Attilio, buonasera. Barbieri, buonasera Attilio. Ciao, ciao, Attilio. Birra italiana, sì, per te, ecco il bicchiere.
Dunque, mi raccontavi, tu che sei il nostro esperto della spesa, che i francesi si sono inventati una cosina che ha fatto arrabbiare anche chi di solito se ne sta bello calmo tranquillo, e tranquillo. Sì, che vero, cosa è successo? Verissimo. È successo che la catena francese Auchan si è inventata un bollino. Sì. Che noi semplificando definiamo bollino blu, in realtà è una cosa più complessa, c'è stata una campagna La vita in blu, eccetera eccetera. Questi bollini dovrebbero identificare, uso il condizionale non a caso, i prodotti più salutari che nutrono meglio. Ok. Però il problema sorge subito. Chi decide? Chi decide? Sì, un collegio di esperti misto, in cui c'è dentro per esempio anche il direttore del personale di Auchan, che sarà una degnissima persona, però insomma, io ho qualche dubbio. Sì. Poi c'è anche qualcuno di titolato sulla nutrizione. Quindi si sono inventati questa campagna nei loro supermercati, facendo arrabbiare associazioni tutti italiane, gli altri. Ecco, infatti. I consumatori, i produttori, cioè l'industria di trasformazione, i produttori di materie prime. È un po' il problema dell'etichetta a semaforo degli inglesi, sì. No? Che avrebbe bocciato il nostro prosciutto. Ma perché? Perché loro si immaginano che tu ne possa mangiare un chilo al giorno. Sì. Ma chi okay. mangia un chilo di prosciutto, certo. O 300 Quali grammi sono a pasto che stabiliscono? Di grano o di parmigiano che sono ricchi di sale, no? Infatti, velocemente, ecco appunto, questa è diciamo la campagna che si trova nei supermercati. Ti ho parlato, Attilio, una tabella, la guardiamo velocemente. Il sito Salvagente ha fatto per esempio questo confronto tra un tonno segnato in blu, questo tonno, e un altro tonno naturale. Insomma, il secondo che non ha ottenuto il bollino contiene meno grassi saturi, meno calorie, meno proteine e ancora poco, e appena poco più di sale. E allora ci si chiede, appunto, è stato fatto anche sull'olio, certo. Quale sia il criterio. Il fatto è che il bollino, ognuno decide, non è l'unico bollino arbitrario. No, purtroppo no. È proprio il meccanismo con cui viene assegnato. Se ci fosse un ente terzo, un organismo ministeriale per esempio, forse avrebbe anche un senso. Se lo fa un privato, ogni privato di fiducia esatto. Sì. Vi interrompo perché vado da Tobia De Stefano, il nostro esperto anche di immobiliare, come diciamo sempre. Buonasera Tobia De Stefano, giornalista. Buonasera. Ciao Tobia. Tobia questa sera ci racconta che cosa ci possiamo comprare e dove con 200.000 euro. Poniamo di avere 200.000 euro. Prenderei quattro case a Tenerife. Per Giuliano. E restando invece in Italia, caro Tobia, quali sono le possibilità? Allora, partiamo dal presupposto che si può anche non avere 200.000 euro, ma averne, che ne so, 50.000 e poi chiedere, con i mutui convenienti che ci sono adesso, chiedere un finanziamento a una banca, che di solito non è difficilissimo trovare una banca che ti finanzi il 75% del valore dell'immobile, quindi basterebbe avere 50.000 euro di liquidità in questo momento. Comunque, tornando a cosa possiamo acquistare con 200.000 euro in giro per l'Italia? Ovviamente le tre città più care sono, poi a seconda di come vengono messe, comunque Roma, Milano e Firenze. Allora, noi vediamo che a Roma ci dobbiamo accontentare di 66 metri quadrati, che però diventano, se andiamo in centro, 38 metri quadri. Quindi la grande differenza è questa nelle grandi città. Basta che ci sia il bagno. Quel monolocale di Pozzetto. Sì, tac. Sì, più o meno per commensali che non ci sono, tac. E quindi Roma tra i 66 e i 38 in centro. Invece Milano c'è una differenza ancora più forte, 71 metri diciamo in tutta la città, ma se andiamo in centro bisogna accontentarsi di 35 metri quadrati. Pozzetto. Lì siamo proprio più piccolo di Roma, insomma. Sì, più piccolo. È anche una differenza maggiore tra la media e il centro della città. Chiaro. Firenze invece siamo la differenza diventa molto piccola, siamo da 77 in tutta la città a 61 al centro, quindi vediamo che i prezzi sono cari anche diciamo in zone più periferiche, quindi non c'è questa grande differenza con il centro. Si sta un pochino più largi quando si inizia ad andare
verso il sud, quindi a Napoli, dove arriviamo fino a 96 metri quadrati, quindi con gli stessi 200.000 euro. Ovviamente stiamo parlando di tutta la città. Sì. Mentre si sta larghissimi, se si va sul mare si arriva a Palermo, dove, come abbiamo anche già detto, prendi l'attico a Palermo. Ti prendi il super attico sul mare e si arriva fino a quasi 200 metri quadrati, arriviamo a 171 metri quadrati. Non male neanche a Genova, dove si arriva a 173 metri quadrati, e a Verona. Dove siamo poco sotto i 150, 146 metri quadrati. Quasi quasi, allora Tobia, faccio un pensiero e mi ricompro una casa a Verona. Senti, grazie mille. Immaginavo che avessi scelto Verona. Eh sì, alla fine sì, dai, vado sul sicuro. Grazie mille, Tobia. Ciao Tobia. Grazie a voi. Grazie. Ciao. 142, 146. Sì, ma ha detto che con 50.000 poi faccio il mutuo da 100 e buonanotte al secchio. Esatto. Averceli però 50.000.